Eccomi qua, ciao a tutti, sono qui davanti a la Mori Tower, qui dietro c'è Louis Vuitton. Questa parte è molto bella la sera, tutte queste lucine, molto caratteristica la zona. Ritorno di sopra perché vado a prendere la Hibiya Line, potrei andare anche qua sotto anzi, ma no, torniamo da sopra che è più carino, vi faccio vedere sempre quel cavolo di ragno che vi ho fatto vedere mille volte in mille video, ma... Vabbè, praticamente il resoconto della giornata di oggi molto semplice. No, semplice per niente in realtà. Perché praticamente sono arrivato a Ginza stamattina, cioè stamattina adesso è praticamente mezzogiorno, ma sono arrivato tipo alle 10 a Ginza e sono andato da Ginza a Shinbashi, Shiodome, a piedi, ho fatto vedere un po' di cose di qua di là. Poi da Shiodome sono andato alla Tokyo Tower, sempre a piedi, e sempre a piedi dalla Tokyo Tower fino qua a Roppongi Hills. È uno dei video più lunghi che ho fatto, infatti forse magari lo divido, nel senso può darsi che farò prima parte, la chiamo ad esempio Ginza Shiodome e dopo così via. Aspettate che quando faccio le scale col braccio così sono veramente messo male di fiato. E adesso salgo di sopra. Praticamente poi magari dividerò tutto questo video, dicevo, perché è un video che dura un bel po', nel senso che è il video più lungo che ho fatto e dura, sinceramente non ve lo so dire, però credo almeno un'ora, e minimo un'ora e mezza, ma forse anche un'ora e tre quarti, un'ora e 45, non lo so, però è veramente parecchio. E quindi lo dividerò probabilmente, è una sorta di camminata, poi vi ho parlato di varie cose, un po' saltando di qua di là come faccio sempre. Qui sono sotto la Mori Tower, qui ve l'ho già fatto vedere un po' anche in altri video, comunque conoscete la zona. Qui si sale praticamente si va qui, poi qui sopra c'è la biglietteria e per salire fino in cima. Però adesso mi sa che in questo momento c'è anche un po' di vento, quindi tipo sullo sky deck può darsi che non mi fanno salire. Lo sky deck sarebbe il posto, quello esterno, che oggi secondo me anche stare sullo sky deck, se ci si porta una giacca come io, è veramente favoloso. Qui c'è un ristorante cinese. C'è Roppongi Hills. Niente, intanto grazie a tutti per i commenti sul blog, io li leggo sempre tutti, anzi mi fanno veramente molto piacere. E adesso sono qua a Tokyo, quindi non mi è sempre facile rispondere a tutti, cioè mi piacerebbe dire grazie, però magari divento ripetitivo. Comunque sappiate che veramente li leggo chiaramente, perché li leggo tutti, non credo sia neanche bisogno di specificarlo, anche perché tra l'altro li devo provare. E anche su YouTube comunque li leggo tutti i commenti. E ultimamente forse ho ritardato un pochino nel rispondere alle email delle richieste, ma appunto perché sono qua. Ve lo farò vedere anche qua le ragazzine con le... Queste sono tipo, non so se tipo prima superiore forse, boh. Che mi avete chiesto di mostrarvi un po' di queste curiosità. Beh, chiaramente rispondo sempre a tutti io. Però cioè, sì, ho ritardato magari qualche giorno, c'ho un po' di arretrati, non di tanto comunque. E insomma, grazie a tutti. Poi chiaramente vi invito sempre a fare passaparola, così a far conoscere il mio sito www.marcotogni.it. Ma questi sono un po' messaggi promozionali del cavolo, che sembrano un po' quelli che pregano di pubblicizzare. Insomma, io non prego niente, se vi piace, parlatene agli amici, ma già lo fate, perché comunque vedo che entra un sacco di gente, quindi, perché già tutti i commenti mi fanno molto piacere, a me bastano quelli, cioè non mi importa che entrano 100.000 al giorno, però pochi ma buoni, quindi voi siete tra i buoni, quindi lasciate sempre i commentini. Vabbè, siccome ho parlato per un'ora e mezza, anche due ore fate che sia quel video, un'ora e 45 alla fine, e parlando due ore adesso un po' sono un po' stanchino e quindi non ho molto
molti discorsi sensati da fare. Oggi direi che anche ho parlato di alcune cose interessanti, non mi sono ingarbugliato su cose particolarmente stupide come magari è successo altri giorni. Adesso prendo la Hibia Line da qua dentro e vado verso Casina. Tanto qua c'è il ragno classico, ma neanche lo faccio più vedere perché ormai conoscete Tokyo più bene di me. Con tutti i video, tutte le cose che vi ho fatto vedere. Che poi anche qua la cosa dei video, la cosa particolare, è che c'è un sacco di persone che magari mi chiedono cose che io già ho già filmato e che ci vuole tempo per pubblicarle. Cioè io finirò di pubblicare tutto questo, non so se tra un anno, tra due anni, ma veramente mi ci vorrà una vita. Perché sembra facile, ma in realtà ogni video poi richiede tempo. E tra l'altro quando torno in Italia vorrei, la prima cosa che faccio è mettere 6.000 fotografie del Giappone sul mio sito, che sono una buona parte, ma non tutte, di quelle che ho fatto in questi mesi. Hibia Line, ma qui ho già dato un saluto se non sbaglio, proprio qua, quindi facciamo un altro posto, vediamo un attimo. Anche davanti a una directory qua dei ristoranti che ci sono qua dentro non è male. Qui sono tutti i ristoranti, quindi potrei anche darlo da qua il salutone finale. Allora visitate il mio sito www.marcodoni.it e al prossimo video da Tokyo, ciao ciao!